è uno dei complessi di catacombe più intricati della capitale, 12 chilometri di gallerie che si diramano su 4 livelli. Questa è l'immensa area cimiteriale di Domitilla sulla via Ardeatina, che prende il nome da una matrona romana della dinastia dei Flavi. Da circa 30 anni la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra ne restaura i tesori, lastre, sarcofagi e affreschi, testimonianze preziose di come la città eterna accolse l'alba della fede in Cristo. Martedì, nella basilica semipogea della catacomba, antico luogo di pellegrinaggio dedicato alla memoria dei santi Nereo e Achilleo, sono stati presentati i risultati dei restauri compiuti dal 1993 fino ad oggi. Da quello eseguito per restituire lo splendore originario al cubicolo della matrona veneranda, introdotta nel giardino paradisiaco dalla martire Petronilla, a quelli completati recentemente grazie all'uso del laser nella zona cimiteriale detta dei Fornai. Questo è uno dei luoghi più ricchi di affreschi di tutta la catacomba di Domitilla, come ci spiega Fabrizio Bisconti, sovrintendente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. Una famiglia della fine del IV secolo, forse tra gli ultimi a diventare cristiani, ma potenti, tanto che si potevano fare un cubicolo enorme. Con il laser abbiamo riscoperto tutto il fregio, che dal grano che arriva al porto di Ostia, arriva al Tevere, arriva alla macina, arriva al forno, arriva al pane. E con il laser abbiamo scoperto gli affreschi che già si conoscevano, ma non si capivano perché erano velati di nero, di scuro, con al centro questa bellissima immagine di due defunti ricchi, potenti, che si avvicinano al Cristo scortato da due personaggi, forse Nereo ed Achilleo, i martiri eponimi della catacomba. La presentazione dei restauri e degli studi compiuti sulle diverse regioni della catacomba, effettuati a partire dal rilievo completo dell'area tramite laser scanner, ottenendo così il modello virtuale dell'intera estensione dei cunicoli, è culminata con l'inaugurazione di un museo adiacente all'ingresso dell'area sepolcrale di Domitilla. Uno spazio dedicato ad iscrizioni e sarcofagi rinvenuti anche in altri antichi ambienti sotterranei della capitale, come questi raffinati marmi attici della zona cimiteriale di Pretestato sulla via Appia. Il mito e la vita quotidiana si intrecciano in un percorso espositivo in cui le leggende narrate da Omero dialogano con le gioie, le speranze e le fatiche di uomini vissuti quasi 2000 anni fa. Voi vedrete dentro questo museo dei banchieri, dei pastori, dei cavallari. C'è anche un Cucumius che di mestiere faceva il capsararius, cioè il guardarobiere delle terme di Caracalla. L'abbiamo trovato proprio al sopraterra di Domitilla. E ancora degli argentieri, ancora dei produttori, o meglio uno stessa che vendeva vino nella sua bottega, la vedremo nell'altro settore. Quindi anche la vita vissuta, per far capire che i cristiani, come ci diceva Tertulliano, quando nell'Apologeticum si difendeva, no, dalle accuse, cosa ci avete con noi? Noi frequentiamo lo stesso foro, gli stesse navi, le stesse imbarcazioni, facciamo gli stessi lavori. Ecco, si vede come c'era una integrazione, diciamo, e un'interazione anche tra pagani e cristiani, anche nelle catacombe, che erano il luogo deputato proprio alla morte, che poi era la vita dei cristiani, perché non dimentichiamo che i cimiteri sono dormitori in attesa della resurrezione.